Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la splendida Claudia Gerini sgancia una bomba incredibile. La confessione di un flirt con una persona famosissima che tutti conoscono. Claudia Gerini ha superato i 50 anni. Sembra incredibile, eppure anche la splendida attrice romana con gli occhi magnetici è arrivata al tanto temuto giro di boa. Sembra ieri che il suo, lo famo strano? Impazzava nell'incredibile film Viaggi di nozze, nel quale recita assieme a Carlo Verdone. Ne ha fatta di strada Claudia, è cresciuta. Da giovanissima già compare in un paio di film famosi e a 19 anni sbarca nell'iconica Non è la Rai, storica trasmissione di Gianni Boncompagni, ma resiste 3 mesi appena. Cerca altro lei? Non le interessa sgomitare con centinaia di ragazzine urlanti. Riprende così gli studi di recitazione finché durante uno spettacolo a teatro viene notata da colui che ne sarà il compagno di avventure per diversi anni, Carlo Verdone, che la sceglie per tantissimi suoi fortunati film. L'Italia è un paese senza memoria. Tante le pellicole in cui ha recitato la bella Claudia Gerini che ricorda al Corriere: ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Il primo film l'ho fatto a 16 anni, ne ho 51. Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in TV Non è la Rai. Ma l'Italia, lo sappiamo, è un paese senza memoria. Sembra sempre che non hai fatto niente. E invece la lista dei suoi film è lunghissima. Impossibile elencarli tutti. Dal divertentissimo Amiche da morire al commovente Francesca Enunziata, di Lina Wertmüller, passando per il fantastico John Wick capitolo 2. Il suo mentore però è stato il nostro Verdone, del quale ha detto al Corriere: Carlo mi ha sicuramente dato un grandissimo ruolo dal quale è poi partita tutta la mia carriera di attrice brillante, che non avevo mai pensato di poter intraprendere prima. Però i suoi non sono stati consigli, sono ispirazioni di vita. Nella vita privata Claudia Gerini è stata sposata dal 2000 al 2004 con Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto Rosa, alla quale si è unita Linda, nata dalla lunga relazione, durata dal 2004 al 2016, con Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Ma inaspettatamente una sua recente confessione ha spiazzato i fan. Sulle colonne del settimanale Chi l'attrice ha confessato un flirt proprio con Carlo Verdone. Dopo, Sono pazzo di Iris Blonde è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I